Ciao a tutti e bentornati! Cliccare un titolo del genere sul mio canale per quanto riguarda l'intrattenimento e l'informazione è una sicurezza assoluta, poiché i misteri che circondano la Sardegna hanno seriamente il potere di farti ricredere sulla storia dell'evoluzione umana. Questo è un tributo a tutti i sardi che mi seguono da sempre con affetto dal giorno zero e che mi incoraggiano da sempre a dare il meglio di me. Quindi, prima di cominciare, ci terrei a mandare un enorme abbraccio a tutti gli abitanti dell'isola più figa del mondo. Detto questo, quando si parla di Sardegna è inevitabile, si parla di giganti. Ora, per quanto riguarda i giganti, ho già fatto due video in merito che ti invito veramente a recuperare per capirci qualcosa. Da numerosi articoli di giornale, in cui si racconta il ritrovamento di ossa gigantesche, al dottor Klaus Dona, che addirittura mise in piedi una mostra in cui espose un osso occipitale ritrovato in Perù, che sarebbe dovuto appartenere ad un uomo di circa 4 metri, e su questo ci ha fatto uno speciale anche Voyager. Dalla Bibbia, alle leggende dei nativi americani Paiute, in cui si racconta di giganti dai capelli rossi, al presunto gigante di Kandahar. Insomma, se oggi ci aggiungiamo la Sardegna, che penso sia la parentesi più clamorosa per quanto riguarda i giganti, le testimonianze e i racconti che ci arrivano cominciano ad essere un pochino troppe e tutte correlate fra di loro per essere solamente una storia inventata. E se c'è una cosa che lo studio del fenomeno UFO ci ha insegnato è che quando più testimonianze si intrecciano in maniera pressoché identica fra di loro c'è poco da fare e c'è poco da dire. A quel punto l'eterocefalo glabro di cui parlavo ieri su Instagram non è chi afferma di aver vissuto qualcosa di ambiguo, ma bensì chi si ritiene talmente presuntuoso da poter andare con una risata contro a centinaia di migliaia di testimonianze. E quindi, prima di addentrarci nel mistero della Sardegna, un po' di storia. In Sardegna, all'incirca nel Neolitico, ossia 8000 anni fa, quando sul pianeta viveva già l'Homo sapiens sapiens, alcune tribù nonché alcuni insediamenti cominciarono a mischiarsi condividendo routine diverse, culture, se così possiamo definirle, e particolarità che nel corso del tempo dettero vita alla civiltà nuragica. La civiltà nuragica è nata e si è sviluppata esclusivamente in Sardegna e visse in un tempo compreso fra il 1800 a.C. fino ad arrivare al secondo secolo d.C. La civiltà nuragica deve il suo nome ai nuraghi, ossia a imponenti costruzioni megalitiche che, lo saprete, sono tutt'oggi sparse per tutta la Sardegna e su cui si discute minimo da 500 anni. Ciò che sappiamo è che il declino della civiltà nuragica è storicamente da attribuire ad alcuni scontri avvenuti prima con i cartaginesi e poi con i romani. Questa civiltà controversa ebbe molti scambi culturali e commerciali al tempo con le maggiori civiltà che abitavano il Mediterraneo, e ciò che ci arriva in modo diretto da questa civiltà è completamente, in modo intrinseco, avvolto dal mistero. Pensate che già al tempo degli storici greci, cartografi e geografi entrarono in contatto e studiarono la civiltà nuragica, descrivendo la Sardegna come una terra felice e libera dove sorgeva una civiltà ricca e raffinata. E se i greci definivano così una civiltà, c'è da porsi delle domande in merito. Nei loro resoconti i greci parlarono di edifici favolosi che battezzarono Daidaleia, dal nome del loro leggendario architetto Dedalo. Infatti dovete sapere che secondo una leggenda fu lui a concepire il famoso labirinto del re Minosse a Creta, prima di sbarcare in Sicilia e trasferirsi successivamente in Sardegna, accompagnato da un gruppo di coloni. Aristotele scrisse testuali parole: si dice che nell'isola di Sardegna si trovano edifici modellati secondo l'antica tradizione ellenica, molti altri splendidi edifici e delle costruzioni con volta a cupola con uno straordinario rapporto delle proporzioni. E infatti, anche Aristotele, nel 350 a.C. circa, si domandò: ma perché questi hanno eretto robe talmente grandi e larghe e spropositate? E infatti, quando si parla di Sardegna e di giganti, non c'è da lasciare nulla al caso, perché mentre alcuni muli da traino ridono quando si parla del tema, il mistero che avvolge la Sardegna in merito ai giganti risale a centinaia di anni prima della nascita di Cristo. Storicamente tutto ci consiglia in modo concreto che sul suolo sardo hanno camminato persone un pochino più grosse di noi. Nel 1997 i nuraghi sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Insieme alle tombe dei giganti, i nuraghi sono quel tipo di costruzione che contraddistingue l'antico popolo che abitò in Sardegna a partire dal 1800 a.C.
C'è un luogo molto controverso in Sardegna in cui i residenti, ma non solo i residenti, affermano con certezza di aver disseppellito senza volere, a volte, alcune ossa gigantesche. E sto parlando di Pauli Arbarei. E per gigantesche intendo femori alti quanto una persona, nonché tibie lunghe più di un metro. Ci sono tante testimonianze diverse fra di loro che non possono essere ignorate. Meritano di essere quantomeno ascoltate. Quando una persona che non ha nessun interesse a mentire dice le stesse cose che riferiscono altre 50 persone della stessa classe sociale, è intellettualmente corretto porsi delle domande in merito e cercare altre similitudini in giro per il mondo. E come vi ho citato all'inizio, dai nativi americani al Perù, similitudini in giro per il mondo, con ciò che raccontano gli abitanti di Pauli Arbarei, ce ne sono, e anche tante. Ditemi secondo il vostro oggettivissimo punto di vista perché i conquistadores avrebbero dovuto disegnare queste cose nei rapporti storici. Avanti, forza! I dottoroni parlano e perdono tempo a sbufalare foto di giganti che a priori chi mastica queste cose sa che sono fake, ma non vi citano nemmeno per scherzo, non ci sbagliamo, i rapporti storici che ci arrivano dei conquistadores spagnoli in cui si parla di scheletri giganteschi. Tra gli scritti vi è la storia di Pedro Sieza de León, descritta nel suo Royal Commentaries of the Inca and General History of Peru volume 1, andatevelo a cercare, in cui si parla di giganti in un testo del XVI secolo in cui de León scrive che secondo gli indigeni peruviani questi giganti hanno subito una furia assetata di sangue facendo irruzione nei villaggi e divorando tutto ciò su cui potevano mettere le mani. E adesso ditemi, no, visto che torna tutto, non è esattamente la descrizione del carattere dei giganti che ritroviamo anche nella Bibbia, dei Nephilim? Non ve le dicono queste cose, ma lo so che non ve le dicono, immagino. Studiate e sarete liberi. I nativi del Sud America parlavano di giganti sulle sponde del lago Titicaca che seguentemente migrarono verso la Patagonia. Attenzione però, perché non è che io stia dicendo che è una verità assoluta quella dei giganti, che ci sono prove scientifiche verificabili in merito, attenzione perché non lo sto dicendo, sto solo dicendo che dire che si tratta soltanto di mitologia equivale a dire una grandissima cavolata. Alcuni siti web patetici smentiscono le foto di famosi fake per quanto riguarda i giganti pensando di essere in grado di poter sbugiardare centinaia di testimonianze identiche fra di loro, comprese quelle del XVI secolo, quando la cosa intelligente da fare, come ho ripetuto prima, è cercare di capire perché si parla di giganti nelle leggende dei nativi americani, così come in Perù, così come in Guatemala, così come in Messico, così come in Mesopotamia, così come nella Bibbia, così come in Sardegna, e potrei continuare. Fa sembrare intelligenti, no? Scrivere la storia dei giganti in Sardegna è un fake perché nell'articolo in cui se ne parla viene allegata una foto fake. E invece mi dispiace, so che non siete in grado, ma non è così facile. Di piuttosto, io non ci credo, almeno eviti di autoridicolizzarti. Comunque, dopo questa piccola parentesi, torniamo a noi, perché non sono argomenti facili, sono argomenti controversi, ci vuole coraggio ad esporli e quindi piano piano arrivo al punto. C'è un abitante di Pauli Arbarei che si chiama Luigi Muscas che riferisce che quando era piccolo andava sempre a giocare in una grotta insieme agli amici, con quello che era uno scheletro di un uomo enorme, e per enorme intendo 3-4 metri. Questo signore ha scritto un libro in merito a questo avvenimento ed è andato in giro per tutta la Sardegna ad ascoltare e riportare le testimonianze di molte altre persone comuni che riferiscono di essere entrati in contatto con ossa un po' troppo grandi. Fatto sta che a me piace ascoltare le persone e ciò che hanno da dire. A me piace pensare con la mia testa. Mi piace domandarmi questo. Perché persone semplici come quelle che raccontano storie, da contadini a scultori a semplici lavoratori che non cercano fama, raccontano tutti la stessa cosa? E perché ciò che raccontano è strettamente correlato ai racconti dei nativi americani, così come ai racconti della Bibbia e così via, così come ad altre storie che si sentono in giro per il mondo? Ma sarà un caso, cosa devo dirti? Intanto torna sempre tutto però. Nessuna verità assoluta, però qualche domandina è bene farcela, che non si sa mai, no?
Per capire nel dettaglio ciò di cui vi sto parlando, vi mando un pezzo di un video che è presente sul canale YouTube di questo Luigi Muscas, in cui si parla di alcuni scheletri ritrovati negli anni 80 durante gli scavi nei pressi della chiesa di Santa Anastasia a Sardara, in cui sono stati ritrovati all'interno degli appositi giacigli, chiamiamoli così, giacigli lunghi 3-4 metri, scheletri delle stesse proporzioni delle tombe, o che dir si voglia. A parlare in questo caso sono i diretti interessati. E il video, poi, per approfondimenti personali, lo trovate completo in descrizione. Io ho lavorato lì agli scavi archeologici di Santa Anastasia dal 73 sino al 96. Praticamente, quando abbiamo iniziato i lavori, all'inizio non abbiamo trovato niente, poi dopo inizio 82-83 abbiamo incominciato a fare degli scavi in cui sono stati trovati più di 40 scheletri. Addirittura questi scheletri che abbiamo trovato, nel dito ce n'era ancora qualcheduno che aveva l'anello inserito. Quanto erano grandi questi scheletri che avete trovato? Diciamo scheletri ce n'erano lunghi di 4,20, 4,80, 5,10, addirittura il più piccolo era 2,40. Ma erano scheletri umani? Scheletri umani, sì. E verso lì. Lì c'erano due, uno sopra l'altro. Quanto erano grandi questi? Come vedete la lunghezza del metro, è così. 3 metri e 55 qui. Io ho fatto gli scavi qua con la sovrintendenza del dottor Rugas. Che periodo ha lavorato qua? Io verso l'84, 2 anni consecutivi ho lavorato qua. Chi ha fatto questi scheletri? Erano dietro l'altare della chiesa, che era sconsacrata, erano dentro delle scatole di cartone e erano filati lì dentro. C'erano femmine abbastanza da 1 metro, qua neanche, comunque erano grandetti. La testa non c'era, però c'erano tutti gli altri arti, erano grandi. Qua ne abbiamo tolto due, che erano uno sopra l'altro, abbastanza grandetti lo stesso. Non saprei dire gli altri dove si sono andati a finire. Praticamente gli scheletri che sono stati trovati lì a Santa Anastasia, diciamo le ossa che noi recuperavamo le portavamo dentro la chiesa, messi nei sacchettini, poi dopo non si sa, quando sono venuti per ritirarli non si sa dove siano andati a finire. Gli scheletri per me sono spariti, non so dove siano andati a finire. E li mettevano nella chiesetta, questi scheletri li portavano via. Io non posso dire che li ho visti, che li portavano via, però questi lo sanno che li mettevano lì. Chi li prendeva non si sa, ma lì potevano entrare solo chi comandava. Per quanto riguarda questo tipo di presunto ritrovamento e di testimonianze, ci tengo a sottolineare che sicuramente a livello regionale, non provinciale, ma a livello regionale c'è una sovrintendenza che si occupa di far sparire questi presunti reperti. Avete sentito? Venivano messi in degli scatoloni e riposti nella chiesa e poi sbang, qualcuno veniva e se li portava e ciao proprio. Sapete che c'è? Spero che tutto ciò non sia vero, perché se lo fosse, cari amici, chi occulta queste cose merita l'ergastolo, perché occultare determinate cose, determinati reperti, significa impedire al mondo di evolversi, e per evolversi intendo evolvere la coscienza di ciò che ci circonda, di ciò che c'è stato e di ciò che è possibile che ci sia stato sul pianeta Terra. Ma poi voglio dire, ma pensate che sia difficile occultare qualcosa di tale importanza archeologica se veramente volessero? Queste sono le basi NATO in Sardegna. Senza contare i distaccamenti militari. Il primo distaccamento militare nei pressi della chiesa di Santa Anastasia a Sardara è a Oristano. Ora, Oristano, Sardara, 32 minuti di macchina. Se anche fosse che arrivasse un ordine, questi partono, mezz'oretta di macchina, sigarettina, arrivano, entrano, prendono, escono e ciao. Quindi, andare dai pastori a dire dove sono le ossa, voglio dire, vai a Oristano a chiederlo a loro, che ti posso assicurare che lo sanno. Addirittura è stata fatta richiesta dal sindaco di Sardara per farsi ridare i reperti, e indovinate?
non ha mai ricevuto risposta. Sapete qual è il fatto? Il fatto è che sono tantissime le testimonianze anche di altri pastori e cittadini comuni che riferiscono che la cosa, nella comunità sarda, è più che risaputa. E non in una zona precisa della Sardegna, ma bensì da Olbia a Carbonia. La Sardegna è disseminata di centinaia di migliaia di testimonianze, specialmente di pastori che nemmeno si conoscono fra di loro, che riferiscono di aver trovato ossa gigantesche e che addirittura i loro nonni ne parlavano ai loro padri, che ne parlavano a loro e così via. Come avete ben capito, la cosa è alquanto complessa e datata. Si parte dal 1800 a.C. e si arriva al 2020, in cui alcuni pastori possono affermare di aver visto ossa gigantesche di quegli antichi giganti che molto probabilmente, quasi sicuramente, in un tempo lontano camminarono sul pianeta Terra. Ripeto, dai nativi americani al Sud America, alla Bibbia, al Perù, al Guatemala, alla Mesopotamia, alla Sardegna, al Medio Oriente. Puoi fare due cose. Puoi porti delle domande personali in merito, parlando con te stesso, rendendoti disponibile a diversi scenari, o puoi dire che è tutto un caso e che tutti mentono e sono impazziti, dai nativi americani ai conquistadores alla Sardegna, perché hanno inventato tutto e non era vero. Puoi farlo, puoi anche scriverlo su internet. Il fatto è che non ti crede nessuno. Il fatto è che l'essere umano è curioso per natura e non per nulla spero che questo video ti abbia incuriosito. E adesso fate una cosa. Mettiamo in atto un'operazione mirata che renda interessante anche la sezione commenti di questo video. Se sei sardo e tuo nonno ti ha raccontato storie in merito, oppure se ne sai qualcosa o addirittura tu stesso sei stato il protagonista di qualche episodio riconducibile a strani ritrovamenti di ossa gigantesche, lascia un bel commento con la tua storia qui sotto nei commenti, in modo che tutti i più curiosi che passano di qui possano farsi un'idea di quanto cavolo si diversifichino le fonti. Questo video, super richiesto da voi, soprattutto dagli amici sardi, spero che possa essere stato all'altezza delle vostre aspettative. Io vi mando un grande abbraccio e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!